Buongiorno a tutti, non posso far altro che affidare all'assessora Armato che ha i rapporti con il Consiglio Comunale l'invito al sindaco a rivedere l'agenda degli impegni quando c'è il Consiglio Comunale, perché noi non facciamo finta di stare in quest'aula, noi cerchiamo di portare le istanze con forza e gli articoli 37 sono e voglio crederci che siano dei momenti per poter interagire direttamente. Alla pari però c'è la giunta e conosco la sensibilità e quindi affido alla delegata con il consiglio comunale e a tutte le assessore e gli assessori che sono presenti questa comunicazione, ecco, questo invito che sicuramente possa nel futuro andare meglio a pianificare il fatto che noi alle 10 qui ci diamo appuntamento e ognuno nell'articolo 37 pone dei temi. Le porte non mancano di essere aperte, quindi non mancano i momenti privati, gli incontri, i tavoli, però non deve mancare, secondo me, il dibattito all'interno di quest'Aula e quindi anche il dedicare tempo e attenzione a questi temi. Voglio procedere quindi con titoli, perché voglio anticipare in questo articolo 37 quella che sarà un'iniziativa nel prossimo Consiglio Comunale. Il prossimo Consiglio Comunale della città di Napoli probabilmente si riunirà e contemporaneamente avremo un nuovo governo. Ed è oggetto di un dibattito nazionale importante il tema dell'autonomia differenziata e quello che oggi già è un programma ed una proposta legislativa su questa riforma. Una riforma che tutti, tanti, le voci anche più autorevoli hanno classificato come un vero e proprio baratto dei diritti del Sud o di alcune regioni a discapito di altre ed un provvedimento che ci preoccupa tantissimo. E questa è una battaglia non soltanto che portiamo avanti, ma nella quale credo e spero che possiamo incardinare anche quindi nel primo Consiglio Comunale nella città che si va ad insediare in occasione del rinnovo del governo del nostro Paese, un dibattito su questo tema perché ci riguarda troppo da vicino, ci riguarda estremamente da vicino e qualunque sarà il governo, qualunque sarà ciò che gli italiani andranno a determinare, io che cosa auspico? Auspico che da quest'Aula tutte le forze politiche possano far emergere un messaggio. Quindi chiedendo l'impegno al Sindaco e alla Giunta di rappresentare la contrarietà della terza città d'Italia, di Napoli, che è capitale del Sud, a questa prospettiva di lavoro o a tutte le prospettive di lavoro che possano vedere le forze politiche di maggioranza, quale quella che sarà, impegnate su questo tema. So che già il Sindaco si è pronunciato in questo senso, so quindi di trovare un contesto felice e da qui rivengo proprio a quel mio invito con grande determinazione, ma anche con grande semplicità, appunto negli articoli 37, poiché è l'occasione dove anche temi che sappiamo che sono condivisi devono e possono essere portati avanti. Voglio poi rivolgere una riflessione all'inizio dell'anno scolastico, alla prova di forza per quanto riguarda le cedole librarie, l'inizio del lavoro dell'assessora delegata alla scuola, il ricordo bello, importante, condiviso della figura di Mia Filippone, una scelta bellissima di dedicare a lei l'inizio scolastico della città. E voglio in questo articolo 37 chiedere chi si occupa della città dei bambini? Chi in modo particolare sta lavorando nel rendere non soltanto i servizi all'infanzia della nostra città, servizi che migliorano nel tempo, ma anche proprio la nostra città, una città a misura di bambine e di bambini? Perché vi voglio raccontare la mia attività settimanale, che è la nostra attività settimanale. Vai nei giardinetti di Via Ruopolo nel quartiere Vomero Arenella e tutte le giostrine sono devastate. Vai nei giardinetti del Lotto a Ponticelli e le giostrine che c'erano erano devastate. Vai a farti una passeggiata in un altro parco della città e le giostrine non funzionano più. Ovvero, ho potuto sperimentare in prima persona in quasi tutti i quartieri della città che il rientro
dopo quella che è stata la decina di giorni, il weekend, il mese di vacanza, di andare con i propri figli lontani dalla città per il mese di agosto, il ritorno è stato un ritorno di preclusione totale degli spazi per le bambine e per i bambini. Allora, se vi va, io credo che sia importante, poiché questi spazi non sono soltanto spazi di arredo urbano, non sono soltanto spazi della tenuta del verde e dei parchi, non sono soltanto spazi dove la sicurezza urbana della città deve fare in modo che non vengano fatti graffiti e non vengano vandalizzati. Ci sono spazi che vedono lavorare insieme più deleghe. Io chiedo con forza che noi possiamo ricevere dalla Giunta e dall'amministrazione un piano di programma concertato con le municipalità per fare in modo che le giostre per le bambine e per i bambini siano presenti, siano manutenute e sia semplice, davvero semplice, per le attività commerciali, per i condomini, per le famiglie, per i gruppi delle mamme su WhatsApp, poter contribuire anche in una compartecipazione economica per la realizzazione di questi spazi, per la manutenzione di questi spazi e per la difesa, ovviamente, e la cura di questi spazi, perché troppe volte la spesa pubblica è poca e troppe volte la spesa pubblica, quando poi vengono installate le giostrine, viene poi attentata. Viene attentata o dalla grande usura, dal grande utilizzo, o viene attentata dall'uso improprio delle giostrine, o viene attentata da atti di vandalismo, che quindi sono quello sfilare la tela che faticosamente cittadini, istituzioni, consiglieri, economia, persone per bene, famiglie della città provano a costruire. Voglio poi, come ultimo titolo del mio articolo 37, prendo atto che la prossima settimana avremo una commissione su un tema che già lo scorso Consiglio Comunale avevo sollevato, ovvero che dal mese di marzo e di aprile c'è stato un progressivo svuotamento, una progressiva interruzione, ancora per me oggi incomprensibile, e auspicavo di avere delle risposte, delle attività sociali, pubbliche e gratuite che si fanno in un centro giovanile della nostra città, che è il centro giovanile Na Gioia. Chiamato Na Gioia, pensate, questo nome lo hanno voluto proprio i ragazzi di Rione Traiano e di Soccavo, proprio perché hanno giocato con la frase napoletana "Ma è Na Gioia". E quindi Na Gioia invece, un acronimo diverso, finalmente una gioia, che vuol dire Napoli Giovani IA. Esistono carte firmate dall'assessora Marciani e firmate dalla dirigente del servizio che hanno invitato le associazioni a marzo, poi ad aprile, l'ultima d'agosto, a liberare gli spazi e a interrompere le attività perché non si potevano dare le autorizzazioni a continuare le attività perché bisognava realizzare un bando, un imminente bando. L'imminenza del bando non è arrivata a marzo ad aprile, non è arrivata ad aprile a maggio, non è arrivata a maggio a giugno, non è arrivata a giugno a luglio, non è arrivata a luglio ad agosto. Io mi spero che arrivi. E avevo anche con toni completamente diversi, con toni completamente diversi, e me ne dovete dare atto. Con toni completamente diversi, e me ne dovete dare atto, lo scorso Consiglio Comunale avevo, nello stesso articolo 37, andiamocelo a rivedere, preso atto di questa criticità, chiesto e auspicare, beh, facciamo in modo che il prossimo Consiglio Comunale festeggeremo questo bando. Nonostante un senso di preoccupazione, anche un invito, un umile suggerimento, avevo, e ci sono anche delle mie note, suggerito umilmente che nel frattempo, nelle more del bando che ha sempre dei tempi, trasparenza, partecipazione e limpidezza di un'amministrazione consentivano, lo stesso regolamento consentiva, la possibilità di fare un bando, consentire alle attività nel frattempo di continuare le proprie attività. Parliamo di Lions che lì organizzavano la raccolta dei cibi, del cibo per le persone indigenti, parliamo di genitori di bambini autistici che davano l'invito alle stesse mamme con lo stesso tipo di disabilità in famiglia a venire lì, continuare a fare le attività e poi all'esito del bando comunicare l'avvicendamento.
Anche perché nel frattempo ci sono dei vuoti e i vuoti vengono occupati da qualcos'altro. Il vuoto viene Consigliera, si occupato. avvia alle conclusioni. Sì, grazie Presidente. Questi vuoti vengono occupati e oggi il centro giovanile La Gioia è un vuoto, infatti. Mercoledì avremo la commissione. Mercoledì spero che ci sia questo bando e soprattutto spero quindi che torni quel fermento culturale che ha colto l'inizio di questa amministrazione, perché non me la posso mai dimenticare. Nel primo mese ci fu una festa bellissima realizzata nelle palestre del polifunzionale di La Gioia e quella festa è stata realizzata da quelle associazioni, Napoli in Mente, Inside Out, la libreria, che poi nel corso di questi mesi hanno ricevuto queste lettere. E allora il tempo è scaduto? Qualcuno dovrà rispondere di questo vuoto di programmazione e qualcuno, spero finalmente, che metta la parola fine a questa parentesi, per me negativa, e che si riapra un'altra pagina, una pagina di programmazione per il centro, perché resta incomprensibile il perché non si sia fatto un bando nelle more nell'attività o addirittura le attività vengono interrotte, liberati gli spazi a svuotare e passano tanti mesi senza fare una procedura. Grazie per l'attenzione. Grazie.